Ciao a tutti ragazzi, io sono Lightning e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Ho subito per voi una domanda: sapreste sopravvivere in un mondo Minecraft totalmente in obbligo? Beh, la risposta per me è no, perché io non sopravvivo nemmeno in quelli dritti, semplici e piatti, quindi no, io non saprei sopravvivere in un mondo obbligo. Cosa intendo? Esattamente proprio questo. In pratica tutto il mondo è girato. E sì, vi sta venendo mal di testa, perché anche a me mi sta venendo mal di testa e mi sta venendo anche da vomitare, perché mi gira, cioè se io faccio così è proprio terribile. E quindi oggi vorrei capire come dovrei sopravvivere a questo mondo. Cioè è veramente impossibile. E sono su un albero, ma se io faccio così che succede? Mi salvo secondo voi? Mi salvo? Se vado sulla terra? No, mi schianto, perché giustamente è come se fossi in altezza e quindi automaticamente... Non avevo dubbi che sarei morta. Buona la prima. Dai, la prima non vale. La prima non vale. Questa sfida è praticamente quanto riesci a sopravvivere in un mondo obliquo. Perché a questo punto, cioè, la difficoltà è non cadere. Allora, beh, le regole di Minecraft sono sempre le stesse. Anche se il mondo è girato, non cambia. Quindi mi serve un po' di legna. Quindi, beh. 3 hours later. Non commento. Ma poi perché Steve è caduto? Ma io non mi chiamo Steve. Perché mi dà che mi chiamo Steve? Dai, ma di no. No, allora, no, non può essere. No, vi giuro che non è fatta apposta. Ero messa qui. Guarda, ho perso tutta la legna. Ora, io come prendo sto pezzo di legno? Ecco, mi fermo qua. Ok, perfetto. No, non cadere giù. Però, allora, già è difficile. La legna mi cade pure giù. Cioè, droppami nello... Cioè, perché non mi droppa nell'inventario? Droppa, dai! Ho trovato un bastoncino di legno. Ragazzi, ogni tanto c'è qualcosa di buono. Questo mi serve. No, raga, ho perso di nuovo il tronco. Ma non è possibile. E mo che facciamo? Ho perso l'unico albero vicino. Mo come ci arrivo in quelli? Aspetta. Allora, un po' di parkour in realtà. Allora, faccio un gran salto. No, sto dicendo, faccio un gran salto e... posso dire che ho preso i cespugli. Cioè ho sbattuto con i cespugli che mi hanno spinto giù. Non sono stata io a cadere. Allora, ci possiamo arrivare. Alla fine è un mondo quadrato fatto di cubi. Quanto può essere difficile? Avrò il torcicollo alla fine di questo video, sicuro. Mi viene da girare la testa. Ragazzi, vi giuro mi sento malissimo. Allora, intanto metto un cubo qua, così sono tranquilla che non cado. L'obiettivo è morire meno volte. Siamo a quota 2, 3. 3, mi pare 3. Mi serve legna, quindi sono messa... ok, dai, ma dai, sì, però non è possibile. Vi giuro che ero ferma, ragazzi, io ero ferma. E ho preso... avevo droppato il coso, ma niente, ero ferma. Cioè, se io non mi avvicino, non me lo dà. Vedete che cade. Ma come lo devo prendere? Sta arrivando pure la notte. Ora ho una domanda. Secondo voi i mostri sono dritti? Perché io alla fine, anche se sono in un mondo obliquo, comunque non sono storta, sono dritta. Quindi anche i mostri penso che siano dritti, credo. Non lo so, ma volevo almeno un po' di carbone per illuminare la zona. Mamma mia, raga. Sì, guardate, in questo momento vi sto facendo girare la testa in una maniera impressionante. Non odiatemi, voglio bene lo stesso. E speriamo di prendere... guarda, un pezzo di legno mi serve. Uno, giusto per fare un banco da lavoro. Alleluia, ce l'ho fatta. Allora, non sto vedendo mostri, ma io vorrei capire come scendere. Secondo me la cosa più semplice che posso fare è scavare dentro. Cioè, sono un genio. Perché non ci ho pensato prima? Perché sono morta tipo... sei volte? No, ho riperso la legna! Mo come la prendo che l'albero è dimezzato? No, allora, mi serve per forza la legna, ragazzi. Volevo fare un cavolo di piccone. Allora, qui c'è un altro albero, vediamo. Ok, ci devo solo arrivare. Quindi se io cammino così dovrebbe essere abbastanza semplice. Cioè, quanto può essere difficile cadere in un mondo comunque quadrato? Sempre io che cado tipo 10 volte. Ma vabbè, solo perché sto capendo un attimino come muovermi. Ho delle difficoltà che sto cercando di risolvere, eh. Voi siete bravi a parlare, però
Comunque, volevo dirvi che ho anche disattivato la texture, perché nel video della Big Vanilla 2 mi avete criticato tutti la texture, e quindi, visto che non vi piace, io ascolto sempre i vostri consigli, l'ho tolta. Momentaneamente non ne ho messa una, presto ne rimetterò un'altra, ma sto ancora scegliendo bene quale mettere, perché non ne trovo una che mi piace. Allora, questo è l'albero giusto, quindi per favore droppami sto le... Vabbè, non è possibile che mi cade, però la fa apposta, perché già su tutto mondo è difficile. Ti mettono pure il legno che cade giù, non me lo droppa, cioè dovrebbe venire automaticamente nel mio inventario se non sono troppo lontana, ma non mi sembrava troppo lontana. Ok, dai, cerchiamo di non cadere, finalmente con un po' di legna non cadiamo. Che poi ho dei soldi, a che mi servono sti soldi qua? Mi dà che ho 500 monete, ma come le uso 500 monete su Minecraft? Dove va? Ma dove vado? È pure buio, non vedo niente. Già io non vedo in tempo di pace con la luce di giorno. Ci metti pure che è buio. Allora, continua a scavare. Se non sai dove andare, scava. Almeno non cadi. Secondo me, a questo punto, in un mondo obliquo, sarebbe più semplice entrare in una grotta. Perché nelle grotte, alla fine, sei circondato da ciottoli, risorse, eccetera, che quindi non hai possibilità di cadere in un burone. O meglio, cioè la possibilità è un po' più, come dire, ridotta. Però io non vedo mostri. Possibile che non ci sono mostri? Che poi a sto punto, se io ho le monete, come accumulo più monete? Cioè potevano fare un tutorial, sto gioco poteva fare un tutorial? No, niente, zero. Cioè così, alla rimbaggio. No, no! C'era l'acqua! No, ragazzi, cademo nell'acqua! Sono di nuovo senza legna. Raga, non si può sopravvivere qua. Ma è strano che non ci sono mostri. Cioè, non è che io sia tanto dispiaciuta di questa cosa. Cioè, mi va più che bene che non ci sono mostri. Però mi sembra un mondo molto triste e povero. Cioè, capisco che giustamente le mucche, come fai a vederle qua che cadono? Mi sembra... E quindi potrei andare in cima. Forse mi conviene andare in cima. Mi sa che mi conviene andare in cima. Allora, 1, 2, 3. Aia. Niente, devo scavare. Per questo volevo la legna, per scavare con la pala. Mi gira la testa. Aiuto. Allora, comunque non vedo zombie, né mostri, né niente. Va bene, a questo punto, visto che non ci sono mostri, mi sembra anche molto tranquilla la zona. Ho un nuovo obiettivo, che oltre a quello di non cadere, è costruire una casa in obliquo qui su Minecraft. E posso dire a mani basse che questa sfida... dei tronchi, perché sicuramente se vado là sotto non riesco a tornare e cadrò sicuramente malissimo. Quindi cercherò di costruire questa casa senza cadere da questo momento in poi. Quelle le cadute che ho fatto prima non le consideriamo, quindi fate finta che non esistano, non dimenticatevele, cancellatele, non esistono, non sono mai cadute in questo video da questo momento in poi. Dico, fate finta, dai, un po' di fantasia. Allora, ho preso 39 blocchi. Quindi adesso scavo qua e inizio a costruire la mia casa. Prima di tutto facciamo una cosa. 1, 2, ok. Ora io se faccio shift è che non mi regolo, raga, mi fa male la testa. Non posso, vedete, perché poi cado. No, è troppo difficile sta sfida. Mi posso arrendere, è difficilissima sta sfida. Allora, la faccio di 4, quindi questa sarebbe la parete della mia casa, totalmente di terra, perché non mi chiedete di usare altro. Poi, 1, la porta, facciamo 3, quindi 3, e qua scendiamo. 1, vi sta girando la testa, pure a me, ragazzi, non mi odiate. Mi merito un like solo per il mal di mare che sto avendo. Che poi, perché, guardate il cielo... What? Ragazzi, ho finito la casa. Questa è la mia casa in obliquo. Qua si entra, giustamente. E questa la vedete tipo da un'altra prospettiva. Non so più se siamo sotto o sopra, non lo so. Ho mal di testa e non vedo l'ora di finire questo video. E devo dire che ce l'ho fatta senza cadere. Quindi avete visto? Oh, e quello chi è? Cioè, ma spunta dopo 20 minuti. Che cavolo è che ti prende a colpi di terra? L'unica cosa con cui posso prendere a colpi.
Buonasera, salve. Senta, non è che mi dà un passaggio perché sa, ho un po' di difficoltà a camminare qui, salire, scendere. Cioè, ci entriamo in due in questa mongolfiera. È Felix. Madonna, non posso leggere tutta sta roba. No, Felix, dimmi Felix, sei tipo... Praticamente Felix, ma mi spunta a fine video però Felix, ma sei un deficiente Felix, cioè ragazzi mi spunta adesso dove io potevo vendere cose per ottenere altre cose, cioè comprando cose, e proprio per questo avevo le monete, perché con le monete io potevo comprare qualcosa, però costano un sacco di soldi le cose, io ho 500 monete e qua vuole 10.000, solo, vabbè, tipo per una mucca, quanto vuoi? Lupo, no, ma 85, non ce li ho tutti questi soldi. Vediamo qua, cioè, cosa posso comprare? Solo un bambù posso comprare con 500 monete. Vabbè, dammelo, me l'ho comprato. Comunque, Felix, mo ti prendo a colpi di bambù. Potevi venire prima, mannaggia a te, posso fargli scoppiare sta cosa? No, sei fortunato perché la prossima volta ti finisce male. Vabbè, stavo dicendo che questa struttura secondo me è venuta meglio della casa della Big Vanilla 2. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Ci mettiamo pure il bambù, guardate. Vabbè, è inutile, quindi ho speso soltanto 400 monete senza motivo. Così, a caso. Vi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!